60 anni fa muore a Roma Vincenzo Cardarelli, il cui vero nome è Nazareno Cardarelli, definito da molti il Leopardi del XX secolo, anche se molto meno conosciuto. Nato a Tarquinia, origini umili, figlio illegittimo, la sua infanzia è segnata dall'assenza della figura materna, da una menomazione al braccio sinistro e soprattutto da tanta solitudine. Si forma prevalentemente da autodidatta e svolge tantissimi mestieri, compreso quello di correttore di bozze all'interno della redazione L'Avanti, dove diviene anche redattore, cominciando così la sua carriera giornalistica, che lo porterà peraltro a lavorare anche per La Voce e Il Resto del Carlino. Fu anche scrittore e poeta dell'anima nella storia del Novecento. Bellezza e bontà sono i capisaldi del suo manifesto letterario. Ha una scrittura fluida, molto semplice, intimistica, profonda e a tratti anche tormentata. Al naufragarmi dolce in questo mare dell'infinito di Leopardi, lui rilancia con la poesia alla deriva, che conclude con "Io annego nel tempo".